Entriamo all'interno di questo PUC, senza essere troppo tecnici per renderlo fruibile ai nostri telespettatori. Qual è, insomma, l'impronta che si è voluta dare a questo documento? Allora, intanto quello che voglio dire, il PUC comprende un meccanismo, la definizione di alcune aree dove si costruisce e dove non si costruisce, poi dei meccanismi attraverso i quali si può costruire. Poi dietro a questo c'è una visione. Allora, la cosa drammatica secondo me è che, essendo il vecchio PRG dell'80, l'ultima visione strategica di Sanremo in termini urbanistici è stata elaborata alla fine degli anni 70. Quindi, dicevamo prima, quando hanno vinto il Festival di Sanremo di Homo Sapiens, il 77 è il primo anno in cui c'era la televisione a colori. Un altro cioè, mondo. In quel periodo si stavano definendo le strategie, il futuro di Sanremo col PRG, e poi questa cosa non è più stata fatta. Quindi l'aspetto, insomma, imbarazzante è questo, che in realtà è dalla fine degli anni 70 che non si ripensa a un'idea di città. E quindi anche questa componente noi l'abbiamo messa a punto. Non pensiamo nemmeno che il PUC sia risolutivo, quindi a fronte di una visione di città in cui individuiamo delle aree su cui fare dei progetti strategici, metteremo in moto dei meccanismi paralleli al PUC per far partire opere pubbliche coi privati attraverso project financing o altri strumenti urbanistici come le società di trasformazione urbana che mettano in moto il cambiamento della città. Questi progetti strategici quali possono essere? Quali sono comunque le aree? Beh, noi diciamo, rivedendo il PUC, abbiamo individuato delle aree che sono Pian di Poma, e l'idea è farla diventare un parco dello sport, e quindi la visione che sta a monte di tutto il PUC è quella di una città che deve decidersi e puntare al turismo. È una città turistica, ma deve avere l'idea chiara che quello, diciamo, è la parte trainante. Un turismo attuale, quindi molte città stanno puntando sul tema dello sport, la vita all'aria aperta, e Sanremo rispetto a molte altre città ha dei valori maggiori, cioè dal punto di vista climatico, dell'ambiente, abbiamo la pista ciclabile, le attività in montagna, un territorio anche molto differente, non siamo in pianura, per cui c'è il mare, c'è la montagna, ci sono le discese, è ricco e va sfruttato da questo punto di vista. Quindi lo sport è una cosa fondamentale, Pian di Poma dovrebbe diventare il cuore di questo sistema dello sport. Poi puntare sui parchi che abbiamo, sul verde, anche sul commercio. Le aree poi sono Porto Sole, il Porto Vecchio, da riqualificare, mettere a posto, anche quello pieno di potenzialità, ma da anni non si fa più niente. La zona del lungomare fra il Porto Vecchio e il Porto Nuovo, la zona delle spiagge, compresa Bagni Italia, Bagni Lido, quelle zone lì, ovviamente parlando con i privati, cercando di fare delle cose. La foce dell'Armea, la zona dei Tre Ponti, cioè ci sono delle zone strategiche sulle quali pensiamo che innestando alcune opere, facendo alcuni progetti, possa poi crescere l'attrattività di Sanremo nel suo complesso. Valle Armea cosa potrà diventare? Valle Armea, nelle previsioni del piano, ormai da anni è la zona di Sanremo produttiva dell'artigianato e anche del commercio in parte, che